La cecità è una delle complicanze più gravi dell'arterite cellule giganti. Come riconoscere in tempo i sintomi premonitori per poter intervenire in tempo? Lo abbiamo chiesto al professor Carlo Salvarani in occasione del congresso EULAR di Amsterdam. Sentiamo cosa ha detto il nostro collega. Professor Salvarani, innanzitutto due parole di introduzione sull'arterite a cellule giganti. Per i non addetti ai lavori, di che cosa si tratta? Che malattia è? Allora, l'arterite a cellule giganti è una vasculite dei grandi vasi ed è senz'altro la più frequente delle vasculiti, che compare dopo l'età di 50 anni e la cui frequenza aumenta con la classe d'età per arrivare a un picco tra i 70 e gli 80 anni. Professore, lei qui al congresso dell'EULAR ha parlato delle complicanze più gravi dell'arterite a cellule giganti. Di che cosa si tratta? Allora, le complicanze più gravi sono le complicanze ischemiche severe che sono rappresentate dalla cecità e sono rappresentate dagli accidenti cerebrovascolari, cioè dagli infarti cerebrali o da ITIA. La cecità compare nel 20% dei pazienti con arterite a cellule giganti ed è correlata a una neuropatia ottica ischemica anteriore o una trombosi dell'arteria centrale della retina, che sono correlati alla chiusura di natura vascolitica delle arterie ciliari posteriori. La cecità è un evento particolarmente importante perché compare nel 20% dei pazienti, compare all'inizio della malattia e può essere completamente prevenuta da una diagnosi e soprattutto da una terapia precoce, ed è prevenuta dalla terapia steroidea. Terapia steroidea che però dà importanti effetti collaterali nel lungo termine, e ora abbiamo dei farmaci che sono in grado, soprattutto un farmaco che blocca l'interleuchina 6, che è in grado di ridurre la dose cumulativa di steroidi e quindi la tossicità. Professore, prima di completare il discorso della terapia che lei giustamente ci ha già anticipato, ma la cecità dà dei segni premonitori, cioè il paziente comincia ad avvertire qualche cosa e di conseguenza si può mettere in allarme oppure compare all'improvviso? No, c'è un segno premonitore che è rappresentato dalla mourosi fugace, cioè degli offuscamenti visivi transitori. La presenza di mourosi fugace, la presenza anche di diplopia, cioè visione doppia, deve mettere il paziente in avviso, e soprattutto il medico, che questo paziente è ad alto rischio di sviluppare cecità e quindi di iniziare il più precocemente possibile la terapia steroidea. C'è da dire che a volte però la cecità non c'è nessun momento, nessun segno premonitore, può comparire improvvisamente. Quindi la cosa più importante è quella di fare una diagnosi precoce, iniziare il più precocemente la terapia steroidea, che in 5 giorni dai dati che abbiamo a disposizione è in grado in 5 giorni di terapia di prevenire completamente la perdita della vista. Il tocilizumab a cui lei ha accennato, quindi l'anti-interleuchina 6, come si inserisce in questo schema terapeutico? Cioè fin dall'inizio associato col cortisone oppure in un secondo tempo? Questo è un oggetto di dibattito, cioè il cortisone previene la cecità, però il cortisone dà importanti effetti collaterali perché questa malattia tende a recidivare, i pazienti vengono trattati con cortisone per più di un anno, quindi è importante avere un farmaco che sia in grado di risparmiare corticosteroidi ed è stato visto da studi randomizzati controllati che il tocilizumab è in grado di ridurre della metà la dose cumulativa di steroide, quindi probabilmente il tocilizumab dovrebbe essere utilizzato fin dall'inizio in tutti i pazienti con arterite a cellule giganti. Questo però è ancora un argomento di dibattito, potrebbe per esempio essere utilizzato su quei pazienti che hanno il maggior probabilità, il maggior rischio di sviluppare una tossicità steroidea, se trattati con steroide per periodo prolungato.